Ma la durata di questa scarpa non è molto importante, diciamo che fa in tempo prima di indurirsi lo Zoom X che consumarsi, perché alla fine sono scarpe chiodate. Diciamo che la durata di questa scarpa. Non avevamo mai fatto una recensione di scarpe per la pista e non potevamo che iniziare a farla partendo dalle famose libellule, ossia delle Nike Dragonfly. In realtà non so nemmeno se ne faremo altre, nonostante le piste siano state chiuse, almeno per noi comuni amatori, ma oggi la giornata è fantastica e non potevamo quindi che recensire la scarpa di record. Ma perché questa scarpa è così particolare? Sappiate che le scarpe da pista prima delle Dragonfly non erano davvero ammortizzate, mentre ora è stata aggiunta della piastra a tutta lunghezza una discreta quantità di schiuma Zoom X. Ciò fa sì che la scarpa sia morbida o quantomeno più morbida rispetto ai modelli tradizionali. Per capire però perché questa scarpa è così diversa rispetto alle altre, veniamo come al solito alle specifiche. Sappiate che non abbiamo potuto misurare i dati perché con il sensore RunScribe, perché non c'è stata la possibilità e Andrea in queste settimane ha gareggiato molto frequentemente. Prima però due precisazioni, non consiglio agli iscritti di comprare un paio di chiodate, sarebbe comunque necessario provarle prima della gara. Tenete conto che queste scarpe hanno un drop negativo e quindi sono comunque molto rigide e hanno un'influenza sul vostro modo di correre, di conseguenza sappiate che ci potrebbero essere problemi sia a livello di tendini sia a livello di fascite plantare. Stiamo comunque parlando di una scarpa di 133 grammi, dovrebbe essere altezza dal suolo 17-18 mm, almeno così era il modello precedente Matumbo. Per quanto riguarda la tomaia in Flight Mesh a singolo strato, quando l'ho avvicinata al mio famoso coniglio Bonnie avevo paura che me la mordesse. Comunque tiene il piede molto avvolgente e soprattutto non ci sono cuciture. Inoltre il rivestimento interno consente al piede di restare davvero ben morbido, ma al tempo stesso di avere una calzata avvolgente. Nella parte posteriore un buco presente sul tallone aggiunge comodità e riduce il peso, mentre i lacci piatti e la costruzione della scarpa garantisce che questi ultimi restino ben saldi. Lo spazio nell'avampiede è relativamente largo, vediamo cosa ci dice Andrea, ma sappiate che se la prendete e confrontate con una scarpa invece da strada, le famose Streak LT3, che ho usato tra l'altro alla Maratona di Parigi qualche anno fa, oggi non correrei mai più con una scarpa di questo tipo, la scarpa si presenta davvero con uno spazio nell'avampiede abbastanza importante rispetto ai modelli similari da pista. Per quanto riguarda l'intersuola, contiene su tutta la superficie la presenza di schiuma Zoom X, di cui abbiamo parlato mille volte qui sul canale. Sappiate però che questa schiuma Zoom X è mediata, tra virgolette, dalla presenza di una piastra in Pebax che tra l'altro si vede sulla parte intermedia della scarpa stessa. Questa piastra a tutta lunghezza garantisce una maggiore rigidità e efficienza che permette ai podisti amatori efficienti di correre al meglio. Questa piastra in Pebax rigido garantisce sia una trazione ottimale e ovviamente una corsa fluida. Interessante notare nella parte posteriore del tallone un inserto termoplastico che, secondo la tradizione Nike, garantisce ulteriore trazione durante le curve. Tra l'altro, non dimenticatevi di suggerirci ulteriori video e soprattutto di iscrivervi al canale per non perdervi ulteriori recensioni che saranno prodotte nelle prossime settimane. Concludo questa introduzione dicendo che è sicuramente un delitto mortale raccontare questa scarpa dal mio giardino di casa, ma sappiate che avevo già realizzato la recensione dalla pista. Purtroppo però l'audio che avevamo utilizzato non era sicuramente il migliore, di conseguenza ho chiesto al mio grande amico Andrea di realizzare un'ulteriore recensione. Si è dimostrato molto disponibile venendo a casa mia prima del campionato italiano di corsa campestre corso a Firenze. Ed ora l'opinione del pro depodista al mio giardino di casa. Io, come al solito, vado a bermi un coffee. Ciao! Andrea, so che già questo video te l'avevo fatto fare in pista e ti avevo pure ripreso, ma ho avuto problemi
a livello di audio e quindi ho deciso di rifarlo. Ci sono queste bellissime scarpe che si chiamano Dragonfly, so che le hai usate in pista, cosa ne pensi di queste scarpe? Penso che rivoluzioneranno il mondo della pista, mi passi quello, prendo l'altra. Non ti tiri i chiodi, sennò ti fai... Anche perché questi qua erano abbastanza affilati come chiodi. Ecco, si vede anche da buon tappascione quale sono, che ho rovinato quelli dietro e non quelli davanti. È una super scarpa. Mi sono fatto fregare all'inizio perché mi avevano detto che era una scarpa normalissima. C'è una scarpa chiodata normalissima e quindi io, non sapendoci correre con le chiodate, avevo preferito non prenderle. Poi vabbè, si era palesata la possibilità di andare a fare i campionati italiani indoor sui 3000. Avevo preso le Meta Racer, provate, testate, poi forse 5 giorni prima della gara il mio amico Matteo le mette su Instagram e dice che erano disponibili dei modelli, cioè dei numeri, e non so come, è stato un po' un richiamo, ho detto vabbè dai, senti, prendiamole, proviamole, almeno facciamo anche il video sul canale. Devo dire che sono rimasto super piacevolmente sorpreso, non le avevo testate in allenamento, le ho testate direttamente in gara e mi sono piaciute davvero tanto come scarpe. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Sono adatte, ecco, diciamo che è una scarpa che allarga di più l'orizzonte degli utilizzatori. La scarpa chiodata l'avrei utilizzata solamente da se fossi un vero pistard e avessi avuto dei precedenti in pista da giovane. Questa qua è una scarpa, diciamo, anche per noi che arriviamo dalla strada. Io l'ho sempre detto, non mi prendevano in giro quando andavo a fare i 1500 con le Vapor o con le A1, perché ero praticamente l'unico, ma io non riuscivo a spingere le scarpe con i chiodi, a metà gara arrivavo finito e correvo sui talloni e i chiodi davvero mi frenavano. Invece che spingere, questa scarpa, diciamo che porta tutte le belle cose, le cose positive delle Vapor in pista. E per quali distanze le utilizzeresti? Sappiamo che comunque le scarpe chiodate hanno un utilizzo particolare. Sì, infatti non le userei su asfalto, quello sicuramente. No, il problema è che dovremmo chiedere ai nostri amici pistard veri e propri se le vorrebbero utilizzare anche sugli 800 e 1500 o sono ancora troppo morbidi, diciamo. Io sicuramente le consiglierei dai 1500 fino ai 10.000. Io sulla mia tipologia di atleta avrei ancora dei dubbi sul 10.000, le vorrei testare su degli allenamenti un po' più lunghi, magari rifaremo un altro video poi dopo le gare di aprile sui 10.000, però sicuramente è una scarpa che utilizzando magari qualche chiodo, un chiodo un pochino più corto, sicuramente la posso portare fino anche ai 10.000. È davvero, se ci pensate, sembra una A1, perché comunque c'è la gomma di una A1 ed è una gomma, l'intersuola Zoom è una gomma molto morbida e reattiva e anche protettiva, e con i chiodi sotto, quindi alla fine secondo me non avrò problemi ad utilizzarla anche su una gara da 10 km su pista. E a livello di velocità cosa dici? Ti porta a spingere più di qualunque altra scarpa, e se sì perché? Sinceramente non ti so dire se è più veloce delle altre scarpe, sicuramente come si dice, il boost che ha è di non farti stancare, quindi ripeto, il problema grosso delle gare da tempo è che quando arrivi a metà gara sei finito, e invece con queste qua a metà gara hai ancora la gamba per poter spingere, quindi diciamo che ti preservano le energie. E la presenza dell'intersuola Zoom X che impatto ha sul comportamento nella corsa? Quello lì è proprio il loro boost, sono ammortizzate perché comunque lo Zoom X ammortizza per bene perché è morbido, e sono molto reattive perché è sempre lo Zoom X, quindi tutte le sue peculiarità sono portate su questa scarpa qua e hanno creato praticamente una scarpa 1, quindi una scarpa comoda con i chiodi e questa... La piastra, non so se hai fatto delle belle foto da vicino, ma questa piastra in Paybacks che gli dà una buona reattività. Sono curioso
anzi aspetto con trepidamente delle scarpe da mezzo fondo con il carbonio all'interno. Bisogna capire se con i regolamenti potranno, perché avendo già la piastra in Paybacks non so se ne possono mettere anche una in carbonio. Però boh, staremo a vedere, ma se sarà così sarà la normale evoluzione di questa scarpa. E quanto credi che sia la durata di questa scarpa? Ma la durata di questa scarpa non è molto importante, diciamo che fa in tempo prima di indurirsi lo Zoom X che consumarsi, perché alla fine sono scarpe chiodate. Diciamo che la durata di questa scarpa sarà, secondo me, fino a che non uscirà una scarpa migliore di questa, dopodiché verrà cambiata e verrà presa quell'altra, quindi fondamentalmente non sono come, cioè, anche se fossero 200 km di durata non ce li fai praticamente mai. Con la chiodata riesci credo a rompere prima la tomaia che a consumare la suola, diciamo, a scaricare la suola. E a livello di numero, molti degli iscritti al canale si stanno avvicinando alle corse in pista, anche dovute al fatto che questa pandemia ci impone di correre in solitario. Cosa dici a livello di numero? Ma il numero dovete prendere lo stesso numero di Nike che avete sulle altre scarpe, perché di solito le chiodate si portano un pochino più piccole, questa invece ce l'ha già pensato Nike a farla un attimino più piccola, quindi diciamo che è una scarpa super precisa, sicuramente non è tra virgolette comoda, quindi non dovete avere troppo spazio nell'avampiede. E diciamo che prendendo lo stesso numero siete giusti giusti. Spiego un po' meglio, io il 43 mi avanza un dito davanti, un dito e mezzo, mentre con questa qua sono praticamente giusto. E quali sono secondo te i punti di forza e debolezza di queste Dragonfly? Guarda, punti di forza te l'ho detto, che migliorano praticamente ogni aspetto di una scarpa chiodata, rendendola reattivissima e comoda. Comoda nel senso che, come ho detto prima, quando arrivi a metà gara sei ancora fresco per poterla spingere. Quindi per utilizzare davvero i chiodi fino in fondo. L'altro pro è che comunque ha allargato il mercato, quindi anche chi non si poteva permettere una chiodata perché non ci sapeva correre benissimo, con questa ci può gareggiare tranquillamente. L'unico punto di debolezza è il nome, che sembra un nome figo, invece alla fine in italiano Dragonfly sta per libellula e non è proprio un nome così accattivante per una scarpa. Cioè Dragonfly è più figo che chiamarle le libellule. E invece Andrea, l'ultima domanda, a livello di scelta di una scarpa chiodata, consiglieresti di andare per una scarpa premium come questa oppure per chi volesse iniziare, magari suggerisci qualcosa di più easy? No, proprio perché deve iniziare io mi butterei subito su questa, poi tanto alla fine il problema, adesso la dico sinceramente, che questa qua davvero l'ho usata e la voglio riutilizzare, le altre che avevo a casa ce le avevo lì ma le ho accantonate perché non riuscivo ad utilizzarle, quindi spendere 50 euro per una chiodata e poi non utilizzarla, meglio prendere questa qua e utilizzarla sempre. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima e spero che tu possa correrci in pista appena possibile. So che ovviamente a Garbagnate non lo farai. Porca Eva, Garbagnate sembra davvero di correre sull'asfalto, quindi con queste qua no, non ci correrò. Non sono nemmeno riuscito a convincerti a fare il video a Garbagnate, quindi No, che tu. Garbagnate c'era da lasciarci giù le caviglie con queste qua. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!